Chi c'era nella serata organizzata dai giovani avvocati giura che nessuna sfilata di scosciate c'è stata, nessuno ha votato alzando la paletta e che è mancato pure il pianto finale dell'eletta. A Palmi però l'eco del premio Miss Toga, assegnato dall'associazione AIGA in un conviviale per lo scambio di auguri, è finito sui giornali, interroga la gente e divide gli avvocati. Nella motivazione del premio si legge che Maria Concetta Militano ha unito bellezza, dignità e decoro, e per saperne di più su come brillino nelle aule di giustizia questi valori siamo andati dal presidente dell'ordine Francesco Napoli. Volevo intervistarlo a proposito di questa elezione di Miss Toga. Guardi, non posso aiutarla, l'avvocato non c'è. Si ridacchia, ma fino a un certo punto. Sentite cosa ci dice al telefono il presidente del gruppo che ha organizzato la performance. Con molta sincerità, siccome ieri si sono aperte polemiche veramente a 360 gradi, interpellato pure altri organi superiori dell'avvocatura, sì. Dobbiamo prima fare una riunione nella convenzione e poi successivamente dobbiamo un attimo riunirci con loro, perché se qualcuno effettivamente ha leso l'immagine e il decoro e la dignità dell'avvocatura palmese, sicuramente non siamo stati noi nel fare questa cosa, che è stata un semplice gesto goliardico. Nessuna arringa, nessuna requisitoria davanti alle telecamere per il momento, ma un giorno in pretura comunque per qualcuno ci sarà. In attesa dei processi disciplinari, nella Calabria multietnica la bella iscritta all'ordine sfiora lo scontro di civiltà della goliardia. Questa notizia veramente mi pare stupida. Non è giusto proprio, la bellezza se ne va. Che c'entra, scusa, la bellezza? E lei, la miss, anche lei evita le telecamere. Ma lei si sente più bella o più professionale? Questa è una bellissima domanda. Io non mi sento né bella, mi sento professionale al punto giusto. Viste le polemiche, avvocato, lo rifarebbe? Ma guardi, io ho ricevuto una targa. Sono contenta di averla ricevuta. Agli avvocati in fondo è andata bene. Sempre a Palmi, qualche anno fa, l'ordine dei commercialisti nello scambio di auguri impose la presenza in cambio di crediti formativi. Nessun assillo di questo tipo per i legali, si sa che nelle gare di bellezza in fondo non c'è nulla da imparare. Agostino Pantano per la CNews 24.